raffreddati, però per fortuna queste assemblee ci danno il calore necessario per andare avanti. Quello devo dire che ci manca un po' alla Pisana, in questo posto dimenticato da Dio. E dunque io vi porto qui naturalmente anche il saluto degli altri colleghi, noi siamo in 7, però di Roma ce n'è solo uno che purtroppo sta poco bene, Gianluca Perilli, che vi saluta naturalmente. Ho, diciamo, 5.000 euro lordi che corrispondono a 2.700 euro netti circa al mese. E il resto, che per la spending review le paghe dei consiglieri sono un pochettino diminuite nel corso di questi mesi, per cui più o meno la nostra restitution mensile si aggira intorno tra i 4.000-4.500 errotti euro, per cui ogni mese abbiamo circa 30.000 euro grosso modo che cumuliamo. Al momento sono su un conto cointestato a 7, perché noi abbiamo richiesto l'apertura di un fondo regionale, che ancora crediamo che sia il pubblico che debba gestire poi i fondi che vanno per microcredito o per comunque aiutare, noi ci crediamo in questo, per cui abbiamo richiesto l'apertura di un fondo. Molti di voi già lo sanno perché l'abbiamo detto in svariate occasioni, ce l'hanno rifiutato dicendo che così si metteva in evidenza chi erano i buoni e chi erano i cattivi, chiaramente, no? Perché poi su questo fondo anche gli altri consiglieri erano liberi di riversare una parte delle loro indennità, della loro busta paga. Questo per quanto riguarda questo argomento qui. Poi per quanto riguarda la comunicazione invece, abbiamo naturalmente un sito che purtroppo per motivi di funzionalità non coincide con la pagina sul sito di Beppe Grillo La Voce Letti, però lo teniamo un po' più per gli interventi più importanti. Però il nostro sito, che è Lazio5Stelle con il numero.it, lì trovate tutto, trovate tutti gli atti che abbiamo consegnato, gli atti legislativi, quindi dalle proposte di legge, mozioni, risoluzioni, interrogazioni, eccetera. Trovate il dettaglio della nostra restituzione, delle nostre buste paga, trovate tutta una serie di informazioni su di noi, quello che facciamo. Tra l'altro Davide ha appena finito il suo mandato di 8 mesi come capogruppo e io sono stata eletta come capogruppo in seconda battuta, quindi fino a luglio. Il bilancio 2013 l'avevamo già chiuso quest'estate e adesso stiamo per fare la nostra tornata 2014-2016. E ci sono un sacco di documenti da analizzare, un sacco di documenti da emendare, per cui chiediamo la vostra collaborazione. Chiunque fosse avvezzo ad analizzare questo tipo di carte ci può contattare, ci sentiamo, ne parliamo, noi saremo veramente felici di fare questa cosa. Un'ultima cosa, noi possiamo indire anche dei consigli straordinari, l'abbiamo già fatto due volte, una volta è stato per quanto riguarda la sanità, quindi il tema che ha abbagliato Davide, ovviamente delle risoluzioni di cui si è parlato, quelle che facevano comodo a loro le hanno approvate, quelle che erano scomode, che comunque mandavano all'aria il sistema perverso di dirigenti, di clientelismo eccetera, non le hanno approvate. Quindi come minoranza ovviamente si sa, se non si hanno i numeri si può cercare di convincere la maggioranza a fare le cose, ma non si può costringerla. E l'altro consiglio straordinario che abbiamo fatto è stato quello sui rifiuti. Anche lì, durante il consiglio stesso, abbiamo scoperto che si stava cercando di portare i rifiuti di Roma fuori dal comune di Roma, in provincia. E quindi è una situazione anche questa di un sacco di bugie, di rimpalli, di responsabilità, c'è il commissario che dice la colpa della regione, di Civita che dice la colpa del commissario, poi c'è la colpa del Ministero dell'Ambiente, non si capisce bene di chi sia la responsabilità. Fatto sta che loro questa giunta regionale si è gloriata del fatto di aver chiuso Malagrotta, ma per noi, da quello che vediamo, perché noi siamo molto vicini al sito di Malagrotta, la situazione sta continuando ad andare avanti e questo è un grosso importante nodo che riguarda il nostro comune, il comune di Roma.